Facciamo finta, rigirati verso di me, di entrare in una macchina del tempo, di tornare indietro, di fare grossi passi. Cercheremo di fare più o meno per ogni stanza un salto temporale di 200 anni. Ma adesso ne facciamo un primo molto lungo. Torniamo più o meno al 970. Uno dei primi personaggi che viene citato, ripeto, siamo intorno al 970, è Stefania dei Conti di Tuscolo, quindi ancora prima dei Colonna. Stefania dei Conti di Tuscolo. Stefania! Finalmente siete arrivati. Sento il pericolo incombere su me e su queste terre. Assaltina, che cosa mi tormenta? I Savelli, i Mori, i Berleoni sono vicini. Ma ditemi! Dovete difendere le mie terre. E le terre sicure. Venite con me e capirete. Roma, una città crescente, una città che in realtà si è vista restringere su se stessa, collegata con Tivoli attraverso la Tiburtina, la Prenestina, Gabi, la zona di Zagarolo, la Vico, Palestrina, Paliano, Passerano. Quindi noi ci immaginiamo già nel 1100 una serie di castelli fortificati. I Colonna vengono nominati proprio in questo anno. Illegittimo io, lui, Pietro da Morrone e tutti i suoi francesi. Questo manifesto appeso in ogni angolo di Roma, perfino sull'altare di San Pietro. Le croci rappresentano questa distruzione, una crociata, una ricostruzione. Dicevo, è una nuova distruzione con il terribile Cardinal Vitelleschi sotto il Genio IV. Di nuovo il castello fu distrutto, ma fu sparso il sale. Il sale mi serve soltanto per disprezzo, vale non far ricrescere più nulla. L'ultima allegoria dice: il duca deve avere il giusto grado, la giusta misura di magnanimità in mano a un compasso sulla sua mano destra e a catena a un leone, la forza bruta, una specie di cinghiale, una mostruosità, una deformazione. Perché attenzione, dunque, se sei troppo buono, troppo magnanimo, se elargisci troppo, il popolo comunque diventa di testa. Ma se sei un despota, se sei poco magnanimo, chiudi il tuo compasso, la tua giusta misura, il popolo si ribella. Mi conoscete almeno le ragioni? Erano in tre armati di spade! Io ero solo! Che cosa avrei dovuto fare? Lasciarmi ammazzare! Lasciarmi ridere nel mio cadavere! 1606, da Roma, a Zagarolo. Palestrina, Paliano, il nostro Caravaggio ha lasciato decisamente il segno. Dobbiamo fare un altro piccolo salto temporale. Arriviamo al 700. Eri nella Carlinga, con le ali maligne, le meridiane di morte. T'ho visto,
dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. La chiave di palazzo, mettiamo il timbro ufficiale al compito. Chiama 1980, Palazzo Rospigliosi è di proprietà del comune di Zagarolo. Quindi la ringraziamo e chiudiamo questi quasi 1000 anni. Voi penso siete stati fortunati che hanno assistito all'anteprima, insomma l'anteprima solitamente è per quelle persone che sposano i progetti, ci credono e li condividono.